Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è giovedì 7 aprile e siamo nella settimana di passione del Signore e non solo del Signore, ma anche della sua Chiesa. Questi sono tempi di grande prova, di grande confusione, di grande smarrimento per tutto il popolo santo di Dio. Allora, innanzitutto volevo ricordarvi che questa sera alle 21:15 ci sarà il quarto appuntamento con la catechesi sui peccati capitali, sui vizi capitali. Noi abbiamo fatto una prima puntata di approfondimento introduttivo. Poi dopo, nella seconda puntata, abbiamo parlato della superbia e la terza puntata abbiamo parlato dell'ira. Questa sera tocca la lussuria, che forse è quello considerato il più diffuso, però probabilmente anche il meno, diciamo, accreditato tra i vizi capitali. Ormai sembra quasi che il peccato della carne, il peccato della lussuria sia giustificabile. Persino il falso Papa Bergoglio ha adoperato, come penso saprete, vi ricorderete, frasi riguardose nei confronti dei peccati della carne, che invece, vi ricordate, l'abbiamo detto tante volte, la piccola Giacinta di Fatima vedeva le anime dannarsi in inferno a causa dei peccati della carne. Sì, il peccato della lussuria è un peccato grave, altro che storie. E non ascoltate chi vi dice il contrario, ci sono troppe anime schiave della lussuria. E anche il Vangelo di oggi che stiamo per commentare parla di Maria e secondo gli esegeti non è la Maddalena, la tradizione invece, penso a San Gregorio, dice che è proprio lei, la Maddalena, ve lo ricordo, aveva sette spiriti, Gesù l'ha liberata da sette spiriti e i padri pensano appunto un riferimento ai sette vizi capitali. La lussuria è un peccato che tiene schiavo e fa male all'anima. Ecco, questa sera vi aspetto, condividete, condividete, condividete il post che trovate su Radio Domina alle 21:15, ci vediamo sul canale YouTube di Radio Domina per questo ciclo di catechesi che ha lo scopo di preparare i fedeli alla Santa Pasqua del Signore con una buona confessione. Confessione che, è grazia di Dio, potrete effettuare. Domani inizia il tour in Italia. Ci sto pregando molto per questo e offro a Dio tutto il carico di prove che questo cammino di testimonianza comporta. E, dicevo, domani inizia questo tour in Italia. Ricordo gli appuntamenti: domani 8 aprile a Torino. E sabato, dopo e l'altro domani ancora a Milano, Domenica delle Palme, 10 aprile siamo a Verona, 11 aprile siamo a Rovereto in Trentino Alto Adige, 12 aprile siamo a Bologna, 13 aprile siamo ad Ancona il mercoledì santo e poi il 14 aprile è il giovedì santo e saremo a Firenze per la messa in cena Domini col rito della lavanda dei piedi e finalmente venerdì, sabato e domenica santa di Pasqua di risurrezione saremo a Roma. A proposito di Roma, vorrei farvi presente che ci sono ancora tante possibilità di iscrizione e mi sembra che la risposta debba essere almeno quanto quella di Verona e di Milano. A Milano sono più di 300. Il referente regionale di Milano mi ha detto che ha dovuto bloccare le richieste perché il proprietario del luogo dove andiamo non può accogliere nella struttura più di 300 persone. Le ha messe in stand-by. Pensate un po' che meraviglia. In stand-by, perché dicono se qualcuno non viene, veniamo noi. E quindi siamo più di 300 a Milano, quasi 400 a Verona. Dunque Roma non può deludere, ho saputo dai collaboratori che siamo nell'ordine di 150, è vero che però è diciamo come dire spartito nei 3 giorni, però mi raccomando Roma, mi raccomando, rispondi a dovere all'appello degli incontri del piccolo resto. Quindi, questo è un po' il percorso. Poi andrò in Sardegna, comunicherò le date sia per la Sardegna che per la Calabria, tra metà aprile e primi di maggio, più o meno farò sapere le date. Bene, allora noi in questi giorni della rubrica Santi e Caffè stiamo meditando
sul Vangelo del giorno, perché questi sono giorni arricchenti per la messa, in quanto ogni giorno c'è un testo diverso, che serve a prepararci alla Pasqua del Signore. Oggi, 7 aprile, giovedì di Passione, ci viene proposto il brano del Vangelo di Luca al capitolo 7, i versetti 36-50. Chissà se c'è qualcuno che già subito acchiappa qual è la pericope, ma siccome non siamo tutti capaci di imparare a memoria i Vangeli, andiamo a leggere subito il brano. In quel tempo, uno dei farisei pregò Gesù di andare a mangiare da lui. Ed entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era peccatrice in quella città, appena seppe che egli era a mangiare in casa del fariseo, portò un alabastro pieno di profumo e stando ai suoi piedi, con le lacrime cominciò a bagnarne i piedi. E con i capelli del suo capo li asciugava, li baciava e li ungeva di unguento. Vedendo ciò, il fariseo che l'aveva invitato prese a dire dentro di sé: Costui, se fosse un profeta, certo saprebbe che razza di donna è costei che lo tocca e che è una peccatrice. E Gesù, rivolgendosi a lui, disse: Simone, ho da dirti una cosa. Ed egli, maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Ora, non avendo quelli da poter restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro amerà di più? Simone rispose: Secondo me, colui al quale ha condonato di più. Gesù replicò: Hai giudicato rettamente. Poi, rivolto alla donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua. Tu non mi hai dato acqua ai piedi, ma essa li ha bagnati con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non hai unto di olio il mio capo, ma lei con l'unguento ha unto i miei piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché molto ha amato. Invece, quello a cui poco si perdona, ama poco. Poi disse rivolto alla donna: Ti sono perdonati i peccati. E i convitati cominciarono a dire dentro di sé: Chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: La tua fede ti ha salvata, va in pace. Ecco. Questo è il bellissimo testo di questo giovedì di Passione del Signore, sono i giorni più santi dell'anno liturgico, domenica prossima è la Domenica delle Palme, entriamo nella Settimana Santa, sono i giorni nei quali particolarmente meditare sulla passione di Gesù e guardare a Gesù in croce, al suo sconfinato, infinito amore. E oggi la liturgia, la Chiesa che c'è madre, attraverso questo brano liturgico, ci propone un testo assolutamente meraviglioso, è molto noto. Pensate che San Gregorio Magno, che aveva un debole per Maria Maddalena, scrive nel suo commento a questo brano: Non posso leggere questo testo senza piangere. San Gregorio Magno, Quindi diciamo che commuoversi o lasciarsi, diciamo, rapire fino in fondo dai testi evangelici non è affatto roba, sentimentale, no, è qualcosa di più, cioè è una partecipazione interiore agli episodi del Vangelo che ci riguardano tutti. San Gregorio Magno, commentando questo brano, dice ai fedeli di Roma: Non posso leggere questo brano senza piangere.
Effettivamente è un testo che colpisce moltissimo, che coinvolge, forse anche a livello emotivo, e che pone dinanzi una scena del tutto, umanamente parlando, imbarazzante. C'è questo Simone, fariseo, che invita Gesù a casa sua per andare a mangiare. Gesù teneva un ritmo di vita assolutamente proibitivo, secondo me. I santi poi, apostoli, missionari, di tutti i tempi, hanno dovuto riproporre a se stessi ritmi assolutamente, improbabili, di nostro Signore Gesù Cristo, che però ha di mira questo ritmo di vita così, travagliato, senza più spazi personali. Ammira la salvezza delle anime, l'annuncio del Vangelo. Se ognuno di noi preti imparasse, lo dico con tutto il rispetto, ovviamente, a seguire i criteri che Gesù ci ha offerto, non aveva più spazi per sé se non nei momenti in cui, come giusto, si dedicava alla preghiera intima con il Padre. E lo vediamo andare dappertutto, non rifiutava gli inviti Gesù, anzi, li gradiva, e li gradiva perché erano occasioni con le quali Gesù, sedendosi a tavola, poteva, come dire, spiegare, i misteri del regno dei cieli. Quindi era un'occasione che Gesù coglieva per, annunciare il Vangelo. Veniva per questo anche contestato. Io trovo veramente forza, anche oggi. Per quello che accade attorno a me nel pensare a Gesù, perché Gesù sapeva quel che doveva fare, ma attorno a lui si scatenava da parte del diavolo un polverone immenso. Allora andava a mangiare, dai farisei, dai pubblicani, dalle prostitute e lo criticavano. È un mangione, è un beone. Andava, con gli apostoli che non si lavavano le mani, i tuoi apostoli sono contro la legge. Andava al tempio e lo volevano lapidare. E gli dicevano poi di tutti i colori, come leggiamo nei Vangeli. E se, a Gesù hanno detto: sei un indemoniato. Quindi vorrei dire al mio caro Don Enrico Bernasconi, non ci stupiamo, lo ringrazio dell'omelia che ha fatta ieri, anzi lo ha proprio detto anche lui in realtà, e quindi io traggo spunto anche da lui, cioè non ci dobbiamo stupire che ci saltino addosso, che si stiano inventando con un livore, una rabbia inimmaginabile, soprattutto in questi giorni santi, contro chi dice la verità. Si passa per demonio, Gesù è stato preso per un demonio, incredibile questa roba qui, però troviamo forza. Ecco, ci vuole tanta pazienza, ma Gesù ci insegna questa pazienza, perché tanto la verità, comunque, come vedete, miei cari figlioli, del piccolo resto, va comunque avanti. Allora Gesù accetta questo invito. Forse deve andare in un posto che non è esattamente, come dire, rilassante per lui, però c'è da annunciare il Vangelo e ogni cuore suo si può aprire, commovente, struggente, questa volontà di Gesù di raggiungere ogni angolo, ogni direi dettaglio del cuore umano. Quindi accetta di andare in casa di questo fariseo. Perché il fariseo Simone lo invita a Gesù? Beh, il Vangelo non ce lo dice, però possiamo, dai padri della Chiesa, dalla tradizione esegetica, arguire almeno due cose. La prima, che Simone, il fariseo, forse era uno di quelli, ma in una posizione come sono molti preti oggi, che sanno che il Papa è Benedetto XVI, che Bergoglio non è il Papa, io ne ho incontrati anche in questo mio tour in giro per l'Europa e per l'America Latina, però non vengono mai fuori, volentieri ascoltano le cose, magari si fermano anche a mangiare con, però ecco, attendono sempre chissà quale ora. Ecco, Gesù era ormai del tutto preso di mira, era addirittura chi andava alla sinagoga a pregare o al tempio e veniva riconosciuto come discepolo di Gesù, veniva gettato via dal tempio, dalla sinagoga, aposiunagogos in greco, cioè scomunicato, era praticamente questo il prezzo da pagare. E quindi può darsi che questo Simone sia stato uno che abbia voluto, come dire, vedere e verificare di persona chi era questo Gesù di Nazareth. Forse era un po' come Nicodemo, come Giuseppe d'Arimatea, chi lo sa, chi lo sa. Oppure invece, non è da escludere, potrebbe essere un fariseo che lo invita per metterlo alla prova e per avere di che dire contro di lui. Bene, si seggono a tavola, non so come, se sapete come avveniva la cena, il pasto ai tempi di Cristo, comunque ci si sedeva, ma non era un proprio sedersi, era un distendersi.
Beati loro che non soffrivano di reflusso gastroesofageo, perché altrimenti non avrebbero potuto mettersi in quella postura lì. Praticamente si mettevano così, un po' distesi, ma solo i maschi, le donne no. Le donne generalmente stavano nelle stanze attigue per cucinare, preparare e servire gli uomini, ma non si sedevano generalmente a tavola, tranne che non fossero meretrici, prostitute. Allora se erano prostitute era un'altra cosa. E si mettevano appunto un po' piegati, una sorta di divanetti, potremmo chiamarli così, e venivano portati i pasti. I pasti consistevano fondamentalmente in agnello arrosto, agnello arrosto, questa era fondamentalmente la carne che mangiavano gli ebrei, ma anche altro, il vitello, eccetera, e poi delle focacce ben di pane, ben cotte, e c'era molta frutta, il melograno, il fico, le mele e così via dicendo, marmellate, miele, e poi ovviamente tanta altra roba. Comunque sia, in genere i pasti erano intensi perché gli ebrei facevano fondamentalmente un solo pasto, non è come noi che facciamo tre pasti, mattina, pranzo e cena. E mentre sono seduti a tavola, chissà di che cosa stessero discutendo tra di loro, il Vangelo non ce lo dice, colpo di scena entra una donna. Entra una donna. Attenzione a questa sottolineatura iniziale, una donna. Perché una donna non poteva, come dire, entrare e fare questo ingresso improvviso. Ma il problema è che questa donna è una peccatrice, dice Luca. Era una peccatrice di quella città. La città non viene detta, però, siccome la tradizione attribuisce l'identità a Maria Maddalena, adesso l'esegesi odierna ha fatto di tutto per convincere che non è lei. Chissà perché. Perché, chissà perché questo tentativo estremo di convincere che Maria Maddalena non è la peccatrice di cui parla Luca in questo brano splendido. Però la tradizione dice che è Maria Maddalena. Tant'è che oggi c'è un commento nell'ufficio divino di San Gregorio Magno che dice appunto che non può leggere questo testo senza piangere e che con molta chiarezza dice che si tratta di Maria Maddalena. Dunque, se è Maria Maddalena, verosimilmente il posto dove avviene potrebbe essere Magdala, la città dove Maria Maddalena faceva la sua professione di prostituta, o comunque Tiberiade, che era la città, una sorta di Las Vegas dei tempi di Cristo, per cui Gesù sarebbe anche andato lì pur di annunciare il Vangelo, e questo gli procurava, come potete immaginare, le critiche dei più puritani tra i suoi discepoli. E ad ogni modo questa donna peccatrice entra in casa del fariseo, evidentemente aveva saputo che c'era Gesù e compie una serie di atti assolutamente imbarazzanti, inusuali, anticonformisti. Che a qualunque profeta, fosse anche il più grande, pensiamo a Giovanni Battista, eccetera, avrebbe procurato un fastidio tale per cui il profeta avrebbe potuto dire: Donna, adesso basta, smettila. Ma Gesù non è un profeta. Gesù non è un grande uomo di Dio. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il Salvatore. Gesù guarda il cuore. Ecco, Gesù guarda il cuore. Lì di fronte c'è un vero uomo che però è anche vero Dio. E Maria Maddalena, come la tradizione ci dice, aveva sentito parlare di Gesù, aveva sentito quello che Gesù aveva detto, si era sentita il cuore trafitto dalla parola di Gesù. E così adesso sente il bisogno di chiedere redenzione, di chiedere salvezza. E compie una serie di gesti senza dire una parola, che in una donna è una cosa abbastanza rara. È una cosa abbastanza rara. Dunque, cosa fa? Innanzitutto porta un vaso di alabastro, l'alabastro è un materiale pregiato, ma dentro questo vasetto c'è del profumo. Ecco, si getta ai piedi di Gesù, si getta ai piedi di Gesù, questo è il primo gesto che compie, quindi si getta lì dinanzi a lui e comincia a piangere. Immaginate voi l'imbarazzo dei convitati, tutti uomini, come l'uomo vede la donna. Come una donna viene vista quando comincia a compiere questi gesti così inusuali, ai limiti della sensualità, per essere chiari. E
E comincia a piangere questa donna. Quindi tutti si chiedono: ma chi è questa qui? Che cosa vuole? Che sta facendo? Deve essersi creato un silenzio profondo. Ma io immagino che Gesù in quel momento era niente affatto imbarazzato, anzi, i suoi occhi avranno brillato di luce divina. Deve essere stato per Gesù anche è uno dei momenti più consolanti per lui. Infatti, uno dei motivi per cui viene proposto del giovedì di Passione questo brano è che siamo a pochi giorni dalla Passione e quindi la Chiesa che è madre ci offre un messaggio. Siamo noi quella donna peccatrice. E mentre Gesù va a morire, noi ci gettiamo ai suoi piedi, capite? Questo è il messaggio. E piangiamo sui nostri peccati. Attenzione, siamo noi la donna peccatrice. Questa sera ci sarà la catechesi sulla lussuria. Alzi la mano, chi è del tutto puro. Ma infatti anticipo quello, ho detto che per l'ira e per la superbia dobbiamo guardare a Gesù in croce, ma vi anticipo questo: per la lussuria dobbiamo guardare all'Immacolata che schiaccia la testa al serpente, perché solo Maria è tutta santa, solo Maria è tutta pura. E attenzione che chi si sente puro e casto è già lì pronto per cascare. Siamo tutti peccatori, non fosse altro che col pensiero, con lo sguardo, ecco, e e quindi siamo noi questa donna peccatrice. Questo è il messaggio oggi della Chiesa: siamo noi che dobbiamo gettarci ai piedi di Gesù, siamo noi che dobbiamo piangere sui nostri peccati. Questa è una cosa molto importante. Chi piange sui propri peccati? Oggi c'è una superficialità nell'andarsi a confessare. Chi piange sui propri peccati? Chi ha dolore del peccato? Questa donna piange, Maria, e con le lacrime bagna i piedi del Maestro, bagna i piedi del Signore. Dunque deve essere stato un pianto intenso. Io non ho il tempo ovviamente di trattare qui tutte le tematiche relative alla teologia spirituale che indaga il dono delle lacrime. Un dono bellissimo. Padre Pio aveva il dono delle lacrime, San Francesco d'Assisi aveva il dono delle lacrime, Sant'Ignazio di Loyola, che addirittura a volte doveva sospendere la messa per quanto piangeva mentre celebrava il divino sacrificio, il dono delle lacrime. Il dono delle lacrime sono quelle di fuoco di cui parla Santa Caterina di Siena nel dialogo della Divina Provvidenza. Ma io penso che a voi vorrei suggerire di chiedere non il dono delle lacrime di fuoco, quello lasciamolo ai mistici e oggi si fa a gara, vabbè, ma chiediamo il dono delle lacrime per i nostri peccati. Questo sì, piangiamo sui nostri errori oggi, va bene? Questo è il messaggio. E però non con un pianto disperato di chi non trova via d'accesso, ma guardando a Gesù. Io trovo singolare, guardate, voglio dirvi questo con molta chiarezza. In questi giorni osservo cosa dicono taluni preti molto noti su YouTube, che fanno numeri d'ascolto importanti perché la Conferenza Episcopale Italiana li sponsorizza. Non parlano di Gesù. Ho seguito poco fa un programma su YouTube di un frate che parlava dei 9 modi per star bene con se stessi. Sono veramente scandalizzato. Non ha citato Gesù. Cioè, io veramente oggi c'è una fede senza Gesù. Invece dobbiamo recuperare questo centro che è Gesù Cristo. E allora Maria Maddalena si getta lì e piange con i piedi e con le lacrime gli bagna i piedi. E poi c'è l'altro gesto, il terzo, glieli asciuga con i propri capelli. Questo era un gesto assolutamente inaudito e vi dicevo ai limiti della provocazione, un gesto che non andava fatto, un gesto che avrà suscitato immediatamente la reazione agitata dei convitati, erano farisei, di fronte a questo atto assolutamente scomposto, assolutamente problematico. E si stupiscono che Gesù lasci fare e non dica fermati che stai facendo. Immaginate voi la scena di questa donna con i capelli lunghi, per questo nell'iconografia classica la Maddalena è sempre rappresentata con i capelli lunghi. Se si va a Saint-Maximin-le-Bon, lì in Francia, c'è proprio una parte delle ciocche dei capelli di Santa Maria Maddalena. La tradizione vuole che avesse i capelli lunghi, fluenti, sul biondo, sul castano più che altro. E comunque sia, questo dato è presunto dal Vangelo perché
appunto asciuga i capelli e asciuga i piedi di Gesù con i propri capelli. È un gesto assolutamente incredibile. Non ho il tempo di approfondire la questione dei piedi dell'uomo. Nelle tradizioni semitiche, medio orientali del passato, la donna attendeva il proprio uomo all'ingresso di casa e poi gli lavava i piedi e glieli asciugava. Ecco, era un gesto di sottomissione. La Maddalena ripropone se stessa come serva del Signore. E finalmente, il quarto penultimo gesto, bacia i piedi di Gesù. Il verbo greco è all'imperfetto per indicare che erano baci ripetuti, quindi non uno e basta, quasi quasi, casto casto, ma è così. È come quando il venerdì santo, che lo faremo a Roma, si bacia la croce, no? È previsto nell'adorazione della croce il momento in cui poi i fedeli si avvicinano per adorare la Santa Croce, generalmente la si bacia. E ricorderò sempre per tutta la vita una anziana fedele della mia prima parrocchia che quando arrivava il venerdì santo, mentre tutti baciavano, non so, la mano destra, il costato, i piedi, lei si gettava sulla croce. Era una cosa anche molto commovente. Io aspettavo per i 5 anni che sono stato parroco lì il venerdì santo per questo atto che compiva questa donna anziana, si chiamava Giovanna, e che sembrava riproporre l'amore, l'ardore, la devozione della Maddalena. Si gettava sul crocifisso e non si staccava più. I ministranti che erano all'altare dovevano tirarla via. E probabilmente sarà anche accaduto con lei, che l'avranno a un certo punto i più zelanti tra i farisei tirata via e dicendole: adesso basta, stai esagerando, piantala, smettila. Questo perché nel frattempo Maria Maddalena, oltre che baciarli i piedi, li unge con quest'olio profumato. Se leggeste il testo di Maria Valtorta, come dice San Gregorio Magno, non si può leggere questo testo senza piangere. E qui c'è la reazione del capo di casa che si lamenta con Gesù e in cuor proprio dice: questo non è il Messia, questo non è il profeta, questo non è uomo di Dio, parlando di Gesù. Dice in cuor proprio: se sapesse che razza di donna è questa, avrebbe reagito. Gesù, che conosce i pensieri, dice: senti Simone, ti devo fare una domanda. Un uomo. E qui abbiamo il testo molto bello che Gesù racconta. Un creditore, un signore, aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. È una sproporzione enorme. 500 denari, poniamo, possono paragonarsi a 50.000 euro, poniamo, no? E invece 50 denari possiamo paragonarli a 50 euro. Da 50.000 a 50 euro la differenza è notevole. Siccome tutti e due non possono pagare, il padrone condona entrambi il debito. Gesù domanda a Simone: secondo te chi dei due sarà più grato e amerà di più il creditore? E Simone risponde: presumo colui a cui è stato condonato di più, quindi quello che doveva dare 50.000 euro rispetto a chi doveva darne 50. E Gesù gli dice: hai detto bene. Poi si volge verso la donna, che nel frattempo, secondo me, era già tenuta per mano dai farisei, l'avranno fermata, perché tra l'altro l'hanno pure riconosciuta. Insomma, veramente, quella era una prostituta che era nota a tutto il distaccamento dei soldati romani a Tiberiade, nella Las Vegas, della Galilea. Ma Gesù adesso la guarda e dice: vedi Simone, nel frattempo guarda la donna, io sono entrato in casa tua, ma tu non mi hai dato acqua per lavare i miei piedi. Ecco il gesto che si faceva verso il padrone. Lei invece, da quando sono entrato, non fa che bagnarli con le sue lacrime e asciugarli con i suoi piedi, con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio quando sono entrato. Questo dice il clima di ostilità che verosimilmente Gesù doveva aver respirato in quella casa. Perché in realtà la consuetudine prevedeva che tra convitati, appena si arrivava, ci si baciasse addirittura sulle labbra. È verosimile che Giuda Iscariota ha baciato Gesù sulle labbra, e mi ha sempre colpito, l'ho scritto nel mio libro Li amò sino alla fine, che è sempre disponibile se lo volete, che Gesù si è sentito male, dice, se non ricordo male, Don Bernardi,
Don Eugenio Bernardi o forse Don Dolindo Ruotolo, non mi ricordo chi dei due, dice che Gesù si è come venuto meno perché dalla bocca di Giuda veniva fuori un fetore malefico di zolfo, di odio, e Gesù così ha respirato sulle labbra questo. Quindi c'era il bacio, c'era il bacio. Invece qui non viene dato nessun bacio, segno di ostilità. Quindi forse anche Dio Padre ha voluto, che Dio sempre, io lo vedo nella mia vita, nei momenti di maggiore tensione, il Signore provvede a dare poi inaspettatamente interviene lui, ecco, diciamo così, interviene lui. E qui interviene Dio Padre, manda Gesù in un contesto di ostilità, di sospetto e così via dicendo, manda questa donna che compie questo gesto. E Gesù ancora dice, lei mi ha baciato, invece tu non mi hai baciato. Quindi ne prende le difese e aggiunge ancora, tu non mi hai unto con olio il capo, non i piedi, perché un uomo non avrebbe mai unto un altro uomo ai piedi. Non ci si lava i piedi tra uomini, per intenderci. Invece il capo sì. Allora Gesù dice, tu non mi hai unto il capo con l'olio, lei invece mi ha unto i piedi. Per questo ti dico, Simone, le vengono perdonati i suoi peccati. Che meraviglia di brano. Le vengono perdonati i suoi peccati perché ha molto amato. A chi molto ama viene perdonato il peccato che ha commesso. Mi viene in mente la storia di Claudia Coll. Claudia Coll è un'attrice piemontese che ha lavorato a lungo con Tinto Brass, regista pornografico. Claudia Coll ha fatto dei film pornografici, la citiamo proprio perché stasera parleremo del peccato di lussuria. Non perdetevi la puntata e condividete il post in modo che tanti possano ascoltare. E Claudia Coll si metteva nudo, nuda, non so come una donna possa far quello. Ma certe volte me lo chiedo, ma lì senza dubbio dove c'è la pornografia, dove si fanno i film a luci rosse o le riviste pornografiche, grazie a Dio non ho mai visto roba simile, però immagino deve essere una donna che rinuncia del tutto a se stessa, perché una donna ha sempre quel senso innato di pudore, di svestirsi davanti agli uomini. Qui invece c'è il regista, i cameraman, c'è lo staff cinematografico, ci sono un sacco di uomini che stanno a guardare le scene spinte e siamo di fronte proprio a roba satanica, diabolica. Infatti molti sono quelli che poi restano ostaggio di questo vizio della lussuria. E Claudia Coll si spogliava e faceva questa roba qui, però poi a un certo punto si è convertita e sembra anche fisicamente talora riprodurre la bellezza redenta della Maddalena. Gli occhi di Claudia Coll, io non l'ho mai incontrata, ma molti preti l'hanno incontrata. Quando ero a Medjugorje a confessare, ci fu quasi la possibilità di vederla, ma non c'è stato poi modo. Comunque, gli occhi di Claudia Coll colpiscono perché si vede che sono due occhi che sono passati dal dolore, che sono passati dal peccato, come Maddalena, ma che si sono lasciati redenti, redimere dall'amore di Cristo. E però, ecco, Claudia Coll si è redenta, si è lasciata redimere da Cristo e da anni ormai è apostola della Divina Misericordia. Allora il messaggio è proprio questo, miei cari figlioli, il messaggio è proprio questo, cioè siamo noi, la Maddalena, che si getta ai piedi del Signore per chiederle perdono. Questa Maddalena, lo dice anche San Gregorio nel commento al Vangelo di oggi, aveva sette spiriti dentro di sé, sette è il numero della perfezione, dunque aveva l'inferno nell'anima, questo è il messaggio. Però anche altri padri hanno detto sette sono i vizi capitali, quindi aveva in sé le sette legioni dei sette vizi capitali. La lussuria di cui parlerò stasera non è certamente la più pesante, perché la più pesante è la superbia. Quando c'è una persona superba, si vendica, è cattiva, preferisce vendere l'anima al diavolo e a tutti i costi essere rabbiosamente portata quest'anima a reagire nel male. Quindi la superbia è senza dubbio peggiore perché acceca, però la lussuria è problematica perché è untuosa. Sapete che in passato poi è stato vietato nelle campagne siciliane, non so se anche nel resto d'Italia veniva, mettevano le trappole per gli uccelli, nel senso che mettevano lì poniamo la mollica di pane, e però c'era poi questa colla che praticamente con le zampe l'uccello rimaneva
bloccato lì, perché veniva bloccato da questa colla. Ecco, la lussuria è così. Non puoi più volare per Dio, non puoi più volare nelle altezze dello spirito. Altro che bergoglio, che disgrazia che c'è con questo presule che occupa il trono di Pietro, che dice che non sono i peccati più gravi quelli della carne. No, non sono gravi. E qualcuno scrive: poveri piccoli uccellini. No, ma io sto parlando delle anime, poveri grandi peccatori, che non mi capite forse talora. Sto parlando dei peccatori, gli uccellini sono i peccatori, non i cardellini, sono i peccatori che restano invischiati nella colla untuosa del peccato di lussuria. Allora oggi dobbiamo pregare per la conversione di quelli che in Italia, sono studi che lo dimostrano, in Italia con il coronavirus, con i vari lockdown, il numero di iscritti ai canali porno dei social è triplicato. Fino a qualche anno fa si dice che fossero 8 milioni gli uomini italiani schiavi della pornografia. Sembrerebbe che il numero sia arrivato a 15 milioni, quindi 15 milioni di italiani che sono del tutto come gli uccelli bloccati nel peccato della carne. Come dire, molti ci lavorano sopra, si confessano e poi ci cascano, si confessano e poi ci cascano, si confessano e poi ci cascano. In inferno andranno. Primo, perché non hanno creduto alla potenza della grazia, secondo, perché l'hanno sfruttata inutilmente. Si vanno a confessare per mettersi a posto la coscienza, preparandosi poi con l'idea che non si può resistere al prossimo peccato. Ecco, è per quello che dico che il peccato di lussuria è un peccato gravissimo, gravissimo. E noi pensiamo oggi a tutte le prostitute del mondo costrette o libere nel concedere il proprio corpo alle passioni peccaminose dei maschi pur di guadagnare soldi e di fare successo. Quindi, e quindi anche qui siamo in presenza della costituzione stessa della figura di donna come peccatrice. La donna è fatta per amare. E la propria corporeità la donna la mette a disposizione per amare. Ecco, quando invece questa offerta corporea è a pagamento e in una mattina, poniamo dalle 9 alle 2 del pomeriggio, una donna ha soddisfatto 10 clienti, ditemi voi che cosa resta del cuore di questa donna. E così possiamo capire il dramma di Maria Maddalena. E oggi preghiamo per tutte le donne sfruttate, per tutte le donne che non hanno potuto sperimentare l'amore e perciò si donano nel peccato. Oggi la donna è alterata del tutto. Nei giorni scorsi sentivo storie molto dolorose, ma non le cito. Comunque sia, noi preti ne ascoltiamo di tutti i colori. Preghiamo per tutte le donne perché siano una scala per il cielo, non un sottoscala per l'inferno. E che Maria Maddalena interceda per tutti noi, perché possiamo imparare anche noi a piangere sui nostri peccati e a gettarci ai piedi di Gesù per chiedergli perdono. Vi aspetto questa sera per la catechesi sul peccato di lussuria, è la quarta puntata. Ho chiesto ai miei collaboratori, ho visto che non l'hanno fatto, probabilmente ci sono molti impegni, un box, può darsi che lo provvederanno in giornata, almeno io non l'ho visto, quindi se non l'ho visto vuol dire che non è messo in evidenza, un box. Però su Facebook, non su YouTube, in cui è possibile cliccare e guardare una delle puntate sui vizi capitali, perché c'è tanta gente che ha bisogno anche di essere facilitata nell'accesso, soprattutto quelli più anziani. Vi ricordo di aiutarci perché siamo in difficoltà, ho bisogno del vostro aiuto. Conoscete il codice IBAN, chi vuole lo faccia per sostenere questo progetto missionario che Don Minutella, per volere del cielo, se lo permettono un paio, sta portando avanti. E adesso c'è spazio per le telefonate, il numero telefonico lo trovate in sovraimpressione, 349-410-1638. Mi raccomando, romani, iscrivetevi per gli incontri, siamo nell'ordine di 150, metà di quelli di Milano e meno che metà di quelli di Verona. Coraggio romani, se poi voi avete un ruolo importante dovreste essere di più. C'è la prima telefonata, no? Allora ricordo il numero telefonico 349-410-1638, potete chiamare per questo.
o per altre questioni. Ormai sono in Italia, quindi non dovete avere preoccupazione di chiamare perché non c'è nessun costo aggiuntivo. E nel frattempo vi ricordo che da domani è disponibile il terzo volume della trilogia Risorto, si intitola così, che va ad aggiungersi al primo pubblicato nel 2020, Gli Amosi alla fine, che è un volume che ho scritto di meditazioni sulla passione di Cristo, e al secondo che ho scritto l'anno scorso, nel 2021, è uscito nel periodo di Natale, che si intitola Si è fatto carne, che riflette sulla Natale del Signore. Quello che sta per uscire e che sarà disponibile da domani si intitola Il Risorto. Ed è il terzo volume che racconta la risurrezione di Gesù, su cui è fondata la nostra fede cattolica. E siccome telefonate non ne arrivano, ricordo questa sera alle 21:15 sul canale YouTube la diretta sui vizi capitali, la quarta puntata. Questa sera parleremo del vizio capitale della lussuria, che è molto importante per i nostri tempi da trattare. Qui c'è la prima telefonata, pronto? Sì, si è lodato Gesù Cristo, Sempre sia Padre. lodato. E sono Elena da Padova. Prego. Innanzitutto grazie anche per questa bellissima, per questo bellissimo Santi Caffè che ha parlato della donna in modo meraviglioso. Infatti ricordo un bellissimo Santi Caffè dove parlava del ruolo della donna. La mia telefonata è proprio per ringraziarla perché io Grazie. sono una mamma che ha scelto di fare la casalinga, Brava. quindi curare la famiglia, e vengo sempre un po' presa in giro, ma non ti manca il lavoro? Io ho lavorato tantissimo come impiegata, eccetera. Sono anche di bell'aspetto, questo non per... Però tu ti, Certo. ecco, ti riduci a essere mamma, ma è così bello cercare di insegnare alla bambina anche un po' la preghiera, aiutare il marito. Non so, io la vedo come un'ispirazione di Dio, lo ringrazio tutti i Esatto. giorni. Grazie anche lei tantissimo per quello che fa e per come parla di noi donne, perché siamo sempre trattate come l'oggetto del desiderio, oppure Sì. viste come quelle che si devono imbellettare, ma mai con il cuore della famiglia che cerca di aiutare la È una famiglia delle in mie piena luce missioni, di sai? Gesù. Questa di rivalutare da donna, il ruolo della donna è un aspetto che mi porto dietro da anni, è perché il cielo mi ha chiesto, in vista di ciò che ci attende, di valorizzare il ruolo della donna. E quindi è proprio questo. Comunque mi compiaccio perché te hai detto che sei anche di bell'aspetto, ma anche la voce non è male. Hai una voce delicata, che dice la sensibilità della tua anima. Hai scelto la parte migliore, cara figliola, va bene? Hai scelto la Grazie di parte migliore. cuore, Ecco, tanta grazie. benedizione. Che bello, questa telefonata conferma che quando una donna sceglie la via del cuore, la via dell'amore, fa la scelta migliore. Perché ci sono donne che negli anni 70-80, in maniera rampante, hanno salito i gradini del successo, della carriera, e poi si sono ritrovate vecchie zitelle. La donna è fatta per amare, se non ama muore. Pronto? Pronto, Don Minutella, si è lodato Gesù Sempre Cristo. sia lodato. Sono Luisa da Asti e volevo farle una domanda sul peccato della lussuria. Sì. Vorrei sapere, siccome quando si commette quel peccato e si confessa, Sì. alle volte si ha la sensazione di non aver pagato e magari si vuole. Cioè si rimane con il, come si dice, il dolore, se, certo, Certo. però anche con il fatto di non averlo confessato appieno, non lo so, rimane uno strascico. Sì, ho capito, ho capito. È vera questa cosa, è vera. Provo a intervenire su quello, va bene? Grazie, si è Tanta lodato Gesù Cristo. benedizione, Santa Pasqua. Sì, è vera questa cosa qui, cioè il peccato della carne lascia uno strascico doloroso. Gli uomini ne fanno particolarmente esperienza, però anche l'universo femminile. Il peccato della carne lascia uno strascico doloroso che va via solo col tempo. Bisogna pregare molto perché ci si sente indegni, ci si sente, è appunto Adamo ed Eva che si nascondono. Ecco, l'uomo quando dopo ha commesso il peccato della carne è come se volesse nascondersi da se stesso oltre che da Dio, e quindi è una situazione anche psicologica molto dolorosa, perché Dio ha creato l'uomo e la donna
Per vivere la sessualità in termini di relazione, d'amore, non di sfogo animale. E quindi l'uomo, quando poi si sottomette a questa regola animale, si sente male effettivamente. Anche quando va a confessarsi, rimane per qualche tempo il rimorso. Questa cosa è vera. Bisogna curare quella forma di rimorso con la preghiera. Io ho già detto che stasera proporrò come rimedio unico la Madonna, perché se per peccato di superbia guardiamo a Gesù in croce, per il peccato della lussuria guardiamo all'Immacolata. Pronto? Pronto, sia lodato Gesù Cristo, Don Alessandro, sono Carmen Tomasello da Ecco, Paternò. Carmen, sempre sia lodato. Sono felice per lei, sono felice per questo tour perché veramente c'è la mano della Madonna che lo prende e lo conduce nonostante tutte le difficoltà. Io lo dico sempre a tutti quelli che insomma, diciamo, metto in discussione questa cosa e gli dico come fa un prete a fare tutto questo se non c'era la mano divina, se non c'è veramente la potenza dell'alto. E tutti quanti rimangono estasiati, dico, siamo tutti presi da ostacoli nel viaggiare, nel fare, eppure Don Nutella è così libero nel fare la sua missione. Io sono Grazie contenta Carmen, veramente. grazie. Stai Niente, dicendo io parole ringrazio vere. Dio e ringrazio lei veramente. Ieri ho parlato con una mia amica che non sapeva nemmeno della Pacciamama, si immagini lei. E gli ho dato la luce, sto pregando perché il Signore benedica le mie Certo, parole e quello che gli certo. ho detto. E lei è una testimonianza. Io sono felice, ringrazio il Signore, ho detto, dico, se non ci fosse stato Don Nutella, io non avrei potuto, magari avrei capito che Pacciamama non era, è una cosa contro natura nella vita religiosa del cattolicesimo, però Esatto, non sarei andata oltre. proprio così. Ecco, allora, Don Nutella, io ho fatto due sogni, però ne voglio dire uno, magari non lo voglio appesantire. Allora, io ho sognato che mi trovavo su un autobus e c'era, sul lato sinistro c'era Papa Benedetto XVI e aveva in capo il fazzoletto, il copricapo, quello che di solito vedo nelle donne quando prendo l'Eucaristia a Radio Dopo una Nostra. Sì. E dal lato sinistro c'era il Geschwind che era praticamente piegato e io mi sono prostrata su di lui e ho detto, dico, scusi, ma sta male, ma che ha? E lui mi ha detto, sono flagellato. Ah, ecco. E io ho detto, ma come sei? Io mi ero addolorata perché volevo aiutarlo, ho detto, ma come sei flagellato? Ma non stare così, no? Dice, sto male, sto male. Dico, ma siediti, magari così. Lui era proprio in questo, eravamo, credo che eravamo in un autobus, era proprio piagato, era sofferente, dolorante. E gli ho detto, ma cosa posso fare per te? Mi ha detto, niente, prega, io sto male, sono flagellato da tutte le parti. Grazie Carmen, chiudiamo la telefonata. Ti ringrazio Carmen, prega per me, va bene? Dio ti benedica, Dio ti benedica con tutto il cuore, avanti con Maria. E ha detto una cosa molto bella Carmen, è vero, io mi sto spendendo molto per questa missione, vi chiedo preghiera, ho tanta esperienza di Giuda Iscariota. Ieri una persona mi ha detto una cosa che mi ha molto colpita, è una persona del nord che ho incontrato, ha detto: Donna, quanti tradimenti, quanti ne dovrà ancora vedere? È vero, è una cosa vera, il diavolo prova ad attaccarmi su dove sono più sensibile, sulle relazioni umane, dove do tutto me stesso, do il cuore, chi può capisca, e poi vedere questa azione portata avanti per un solo progetto, non sei tu la guida, non sei tu il leader, non sei tu, rassegnati, la tua missione è terminata, e vedere proprio questo attacco. Però devo dire che il bacio di Giuda, che sempre mi si ripropone, è consolato dal bacio della Maddalena, cioè ho tante anime come Carmine che adesso ha parlato che veramente mi rincuorano. L'ultima telefonata, pronto? Buongiorno padre, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Giuseppe da provincia di Napoli, anche se in questo momento chiamo dalla Calabria. Prego, Allora, Giuseppe. un'osservazione velocissima, così come potrebbe essere, insomma, chiaramente mi dirà lei, così come Papa Benedetto ha, tra virgolette, scismato il resto della Chiesa, insomma, la falsa Chiesa, con il suo atto, creando questa divisione che apocalitticamente, diciamo, tra capri e pecore,
Può essere che effettivamente questo tipo di meccanismo si ripeta anche all'interno del piccolo resto, nel senso che, fermo restante il fatto che il desiderio che ci sia l'unità, che si ritrovi l'unità anche con questo gruppo, No, diciamo. ma temo che non sarà possibile. Temo che non sarà. Infatti. Vedo le reazioni che hanno dall'altra parte. C'è tanto odio, desiderio di farmi fuori a tutti i costi. Infatti, E io vedo questa è la questo. cosa. Si sente proprio la L'accecamento. presenza del divisore. E dicono che Sì. sono stato io. La cosa veramente incredibile è che dicono che sono stato io a volere la divisione. Allora, io brevemente volevo dire proprio questo. A parte il fatto che ho visto quel video in cui si presenta questo padre, io non c'è proprio discernimento zero. Eh Cioè, quello che succede lì dentro è assurdo a livello sì. Eh sì. preternaturale. Eh Credo sì. che chiunque abbia un minimo di esperienza lo possa capire. E la cosa impressionante è che effettivamente si crea questa sorta di Esatto, polarizzazione in cui ci bravo. sono delle cose che non vanno anche tra i cattolici dal punto di vista mistico, che poi non sono mistico, sono misticheggiante, che io ho sempre notato in alcune pagine, in alcuni siti, eccetera, e vanno a polarizzarsi lì. Quindi una sorta di Guarda, piccola. stai dicendo cose sacrosante, ma dall'altra parte ormai, rimani in linea, dall'altra parte ormai, io non avrei voluto parlare oggi di quello, ma è provvidenziale, si vede che allora è la risposta del cielo, perché io dico a Dio, Signore, io li vorrei mandare tutti dove meritano, e però invece forse ne devo parlare perché c'è gente confusa e non so bene cosa fare. Allora, mi lascio guidare dal Signore, quindi il fatto che tu stia intervenendo lo vedo come un segno. Guarda, il segno, la prova del 9 è dato da una tale che ha un suo profilo Facebook nel quale gli si dice: sì, ma un momento, comunque Don Minutella è stato il primo, ma perché ce l'avete così con lui? No, non ce l'abbiamo con lui, è lui che ce l'ha con, ma io non ce l'ho proprio con nessuno. E aggiunge: ma è stato detto, diceva questo tale alla tipa, ma è stato detto da Don Minutella che queste mistiche forse non sono vere e c'è stato qualcuno che le ha provate. E perché le locuzioni di Don Minutella sono vere? Questa è gente che veniva a piccola Nazareth, che ieri dava la vita, non si rendono conto, non si rendono conto che hanno creato una divisione drammatica, perché così siamo diventati tutti più deboli nel piccolo resto, dovevamo rimanere uniti, e questi invece stanno fomentando la divisione con un paio di preti scomunicati dal vescovo perché in unione con una falsa mistica, e perciò anche per il fatto che dicono che Benedetto XVI è il Papa e che citano un patriarca autoeletto che Benedetto XVI, quindi una situazione del tutto confusa con l'altra che fa la marionetta. Va bene, e insomma, questo è veramente un motivo di grande dolore per me, ma supererò anche quello. Supererò anche quello. Supereremo anche quello. D'accordo, grazie del tuo intervento, eh. Grazie a lei, Dio ti padre. benedica. Confermo che deve essere stato spinto dallo Spirito Santo, non per me, ma perché non sapevo se telefonare. Ecco, Alla fine ho vedi. telefonato e subito ho preso la linea, quindi. Ecco, allora il Signore vuole che continuiamo a combattere questa gente, dovranno prima o poi essere messi con le spalle a muro. Dio ti benedica con tutto il cuore, avanti con Maria. In realtà questa divisione da che cosa è nata? Faccio una breve sintesi, una divisione dolorosissima per la quale hanno la responsabilità di far godere i nostri nemici, e c'è un paio di... è nata da una colta di persone di questo tipo, cioè Don Enrico Roncaglia, che dava la vita accanto a Don Minutella per il piccolo resto, andava in giro per tutta l'Italia, si muoveva, lui al nord e io al centro-sud, lui per celebrare nei gruppi, io per guidare Radio Domina Nostra. Don Enrico Roncaglia, se non è capace di smentirlo, perché potrebbe anche farlo, era quello che mi diceva, e ci sono testimoni, tu sei la guida, Don, sei stato il primo, lavoriamo insieme, determina i criteri, e io dicevo sempre, tu fai questo, tu fai quello, fai quello. Bene, poi lui ha questa persona che lo accudisce, che a detta di tutti quelli che, non tutti, ma una buona parte sì, e questi nemici lo sanno, per questo sono veramente mendaci, sanno che la persona che sta accanto a Don Enrico ha creato non pochi problemi, è stata da lì la prima matrice di divisione, perché andando in giro per celebrare, questa persona che lo accompagna e che vive con lui, più volte si è alzato da tavola, innervosito, arrabbiato, con atti di ira improvvisi, prendendosi la borsa e alzandosi per andar via. E il Don Enrico Roncaglia si è sempre scusato con i convitati, fino a ieri mi è stato raccontato, per andare dietro al suo, come chiamarlo, non so, perpetuo, come si chiama quello che lo accudisce, non mi viene il termine, perché esiste la perpetua, la figura maschile è un po' più problematica, paradossalmente. Ma comunque,
E lui sempre ha dato ragione, e questo tale che lo accudisce, quello che per primo nei gruppi ha gettato discredito su Don Minutella, che fa cattivo odore, che è del sud, che è di Palermo e così via dicendo. Poco per volta, accanto a questo, si è presentata quest'anima mistica, parlo della marionetta, che prima Gesù non sapeva come chiamarla perché la chiama da qualche tempo marionetta, prima non si sapeva bene come dovesse essere chiamata. Io l'ho conosciuta in uno degli incontri a Cavaglion Veronese, mi è venuta incontro come se stesse venendo chissà chi, Wanda Osiris, aveva qualche 5-6 persone attorno che sono venute in anticipo a dirmi: Don, sta per fare un incontro importante, Don, sta per conoscere una persona di grande rilievo. E così, vabbè, sì, ma non c'è bisogno di far così, ecco. Vabbè, allora chi è questa persona? Già conosce Don Enrico Roncaglia, attenzione, già c'era il suo collaboratore. Poi la marionetta, marionetta ora, perché prima Gesù non sapeva come chiamare, io veramente rimango senza parole, miei cari figlioli, ma ascoltate bene il dolore di questa, che il diavolo ha creato le condizioni perché Don Enrico Roncaglia rompesse. Dunque, questa qui si presenta, quando io sto per andare mi casca a terra. Ora io, siccome ho il passato come ce l'ho, miei cari figliuoli, quando vedo gente cascare a terra io volto le spalle e me ne vado, e ho fatto in quel modo lì. Non sono stato perdonato perché lei, questa finta mistica, che non ha avuto nessun segno di accreditamento, e mi stupisco che Don Enrico Roncaglia scriva il libro e poi smentisca se stesso, e cascata a terra era già pronta a fare la messiscena che doveva parlare Dio. Io non so voi, non mi stupisco. Comunque, questa qui io poi non ne ho più visto nulla, non ho più, ascoltate bene, non ho avuto più tracce di lei, ho detto basta. Ho però contattato Don Enrico dicendogli di stare in guardia da questa persona perché così colà. Bene, dopo qualche tempo mi arriva notizia dall'Argentina, di una figlia spirituale dell'Argentina che mi dice, mi scrive: Don Minutella, ma chi è questa qui? Ma questa qui chi? No, dice il piccolo resto, attenti bene, il piccolo resto ha ormai, mi è stato detto che il piccolo resto c'ha ormai un'anima mistica che dà messaggi e che lei presto commenterà questi messaggi perché c'è bisogno di questa figura che accompagna. Ma questa figura chi? Era la marionetta che ancora non aveva questo nome, e vado a scoprire che Don Enrico Roncaglia, forse attraverso il suo attendente, gli va dietro senza che io ne sappia niente. Ho provato più volte a chiamarlo e non mi ha risposto. Alla tale papessa lombarda, che in questo momento fa di tutto per screditarmi, dice, visto che lei voleva fare da Pont d'Union, come si dice, Trait d'Union, dice Don Enrico Roncaglia, dice: ma guardate il diavolo, dice: no, ma io sono disponibile a parlargli, aspetto una sua telefonata, ma presto lo chiamerò. E però invece ad altri, e io ho le registrazioni, Don Enrico Roncaglia afferma, mi ha lasciato proprio con un pugnale al cuore che lui solo può togliere se vuole. Altrimenti, scusate, mi emoziono, altrimenti me lo porto davanti a Dio perché non immaginavo quello. Non lo immaginavo, che dice: Don Minutella è un pagliaccio, fa l'attore, Don Minutella, detto da Don Enrico Roncalli a persone del piccolo resto che lo chiamavano per dire: Don Enrico, non possiamo far nulla. Quindi alla papessa lombarda, siccome gli conviene, dice: no, ma lo chiamerò. A quegli altri dice: no, no, io non ho niente più da spartire con lui perché è un pagliaccio. Quindi io, con l'ingresso della, come si chiama questa qui, della paladina, com'è? Paladina, burattino, che non mi ricordo più, non sono più servito. Nel frattempo, per, diciamo, completare il polpettone divisorio, per completare il polpettone. Allora, io che cosa ho fatto? Visto che Don Enrico non mi voleva più parlare, visto che la situazione si faceva drammatica perché gente non lo sapeva, io non potevo permettere che si andasse dietro a una sedicente mistica senza prima verificare i criteri di credibilità, sono intervenuto su Radio Domina: apriti cielo, apriti cielo, la colpa è stata mia. Ho denigrato Don Enrico, ho parlato male di lui, l'ho offeso, sono vendicativo. E un paio di figlie che prima venivano a Piccola Nazareth e davano la vita, ma che avevano spettri nell'armadio, subito schierate con Don Enrico, che può far dire e può dire, può fare quello che vuole. Don Minutella invece è divenuto il diavolo. Immaginate voi il mio dolore. Io ho scongiurato, e voi lo sapete, ho fatto diversi appelli a Don Enrico, sono caduti nel vuoto, dicendogli: ti prego, ti scongiuro, non dividiamo il piccolo resto. Nel frattempo,
arrivano i due sacerdoti rumeni con un'altra mistica, Dio mio, con un'altra mistica che fa la vittima e c'è il diavolo che opera in lei, che parla in lei, i demoni e poi durante la messe, ma dico, ma il piccolo resto si è ridotto a questo? Doveva essere questo nella mente di Don Enrico e della papessa, il piccolo resto? Il piccolo resto doveva essere l'attesa del messaggio della marionetta e dell'anima vittima, ma la vogliono smettere? Ma si facciano il loro circolo e la smettano, stanno ridicolizzando il piccolo resto, possa Dio intervenire. Perché è più doloroso di tutti i tradimenti questo. Nel frattempo la papessa, siccome è laureata e preparata, c'ha sempre ragione lei, siccome è messa con le spalle al muro, perché sì, chi la legge, infatti molti l'hanno bannata, è proprio odiosa, non vede l'ora di attaccare Don Minutella, e hanno organizzato i preti che vanno a celebrare nella celeste cappella per dimostrare cosa? Quanto sono ridicoli. Tutta l'azione è fatta per come dire, screditare Don Minutella. Scusa, che motivo hai di dire, ah, la cappella celeste viene il do per dimostrare che no, non è Don Minutella la guida. Il problema non è stato che io volevo fare la guida, il problema è che Don Enrico Roncalli ha dato dietro al primo scruscio d'albero, alla prima persona marionetta che le ha detto che Gesù le parlava, e con la complicità del suo attendente che non ha mai potuto vedere, con la complicità della papessa che ha offerto suggerimenti e criteri, con questi falsi mistici. Ecco che cosa è successo, un gruppo del tutto allo sbando, l'armata Brancaleone, e stanno a dire che io ho odio per loro, ma se fosse per me io manco li calcolerei come ho fatto per tempo. E il danno che stanno facendo è immenso, immenso, perché tendono a dimostrare che esiste un piccolo resto senza Don Minutella o addirittura contro Don Minutella. E io che spendo la mia vita, immaginate il mio dolore, per andare in giro per il mondo, capito? Vado in giro per il mondo, mi distruggo l'esistenza in una maniera che solo Dio sa, e cerco di raccogliere il piccolo resto, che disgraziati mi remano contro e fanno venire il prete colombiano, rassegnati Don Minutella, scrive la papessa con uno stile che veramente è accecata, rassegnati il piccolo resto, non sei solo tu, devi accettarlo, non sei tu la guida, vedi, vengono questi sacerdoti, e intanto il padre Hector non ne sapeva niente della differenza tra me e Don Enrico, quindi sono stati anche in questo disonesti. Poi questi due preti rumeni, che razza di mistica sei? Chi accredita questa mistica? Quella, la papessa, siccome non vuole essere smentita perché crede che siamo tutti suoi alunni di latino e greco, e forse qualche psicologo dovrebbe aiutarla a capire che la società, la realtà umana non è una classe liceale e lei è sempre la professoressa che sta dalla parte della scrivania e siamo tutti alunni, ha qualche problema di approccio con la realtà e sta facendo danni immensi, messa con le spalle al muro dicendo, ma guarda che Don Minutella, tu l'attacchi così tanto, ma Don Minutella sta solo cercando di sollevare un problema, chi sono queste mistiche? Chi garantisce per loro? Risposta della professoressa per la quale siamo tutti alunni come dire, interrogare e promuovere o bocciare. Risposta della professoressa lì, allora a quel punto non c'è più niente da dire. Risposta è a me chi me lo dice che quelle di Don Minutella sono locuzioni vere? Allora, quando c'è questo, c'è volontà di divisione. E stanno lì a rispondere alle provocazioni, stanno lì ad attaccare. Don Minutella ha voluto la divisione, Don Minutella è stata la causa dello scontro. Io credo che siccome questa faccenda qui è molto seria, miei cari fiori, molto seria, credo e voglio sperare che non passerà molto tempo che il Signore non intervenga per fare chiarezza. Bisogna che si faccia chiarezza, non perché io voglio la leadership, perché io non ho mai pensato concretamente, lo sapete, di essere né la guida né il grande prelato. Il testimone sì, per primo. Come dice Don Enrico Bernasconi, hanno provato, smentiscono anche questo, ma noi abbiamo le prove, va bene, perché io non sono bugiardo come lasciano intendere queste quattro povere donne che stanno attorno a Don Enrico e alle false mistiche. E allora una conclusione voglio portarla. Qui è appunto una scelta chiara, cioè a questo punto, se Don Enrico Roncalli ha deciso di seguire queste mistiche, la burattì, come si chiama, la marionetta di Gesù e l'anima ostia, non può più lavorare con noi. Perché? Perché ve lo posterò, perché loro pensavano, hanno fatto anche un altro lavoro sporco, vi dico, purtroppo sono delle persone, sono dei disgraziati, soprattutto le donne di questo genere, sono delle disgraziate.
negoziate con finti nomi o attraverso altre maniere sono stati nelle chat del Piemonte, eccetera, per cercare di arguire le cose. Adesso si è arrivato allo scontro aperto e sono stati buttati fuori. Ma hanno fatto questo lavoro, capito? Hanno fatto questo lavoro per cercare di arguire, ma noi abbiamo le prove. Hanno chiamato una tipa della Toscana, Don Enrico Bernasconi, per metterlo in guardia a Domenutella, con la speranza che anche lui andasse con la Cappella Celeste. Tutto questo lavoro di discredito verso Domenutella, da dove viene? Da Dio. Perché alla anima ostia, Gesù dice che Domenutella si è perduto. È diventato orgoglioso e superbo. La marionetta non è da meno, perché ha detto, all'inizio diceva Domenutella e torno a cui è, adesso invece Domenutella non serve più. Quindi se è vero, come la papessa che insegna latino e greco a tutta l'umanità ritiene che queste mistiche siano accreditabili, io sono quello che si fa la valigia, e loro sperano, e se ne va a casa, perché sono io che non ho le locuzioni vere, sono io nell'errore, sono io che offendo, sono io che tratto male, capito? E questa è la situazione che stiamo vivendo. Vedo che non si arrendono, che non tacciono, e allora anche noi non taceremo. Questo scandalo però non me lo attribuisco. Io sono dovuto intervenire quando i messaggi di questa pseudomistica che fa la messiscena sono pervenuti all'Argentina. Allora lì sono dovuto intervenire e Don Enrico, che non ha avuto l'onestà di parlarmene, si è sentito con le spalle al muro, non è saputo intervenire, si è creato la sua cappella, se l'è creata, e questo ci tengo a dirlo e chi può capisca, perché Don Minutella, che è il prete più cretino d'Italia, nel primo incontro, se ci sono testimoni non solo siciliani ma di tutta Italia se lo ricorderanno, ha detto date aiuto a Don Enrico Roncalia e sostenetelo, fino al punto che poi lì a Piccola Nazareth non arrivava quasi più nulla, vi ricordate, ho dovuto fare gli appelli per dire nel tempo del Covid aiutatemi perché ho da sfamare 15 persone, avevamo la comunità, e invece lui si è fatta la casa, si è costruita la sua abitazione, e io sto offendendo, sono io che offendo, non è che dico la verità, io non sto dicendo la verità, io offendo, calunnio, diffamo, capito? E beh, chiederemo scusa, perché lì la professoressa che insegna a tutti noi alunni è quella che fa un po' da trade union tra che realtà che si è creata, l'armata Brancaleone, c'è cioè la professoressa, l'ostia, la burattina, la marionetta, l'attendente, ditemi voi, fioli cari, che cosa non è quella realtà lì? Io raccomando di non mettere piede in quella cappella, non mettete piede in quella cappella, perché se queste anime mistiche sono da Dio, allora a me non dovete più ascoltarmi. Ma se queste anime mistiche alle quali Gesù direbbe che io sono orgoglioso, che io mi sono perduto, non sono da Dio, Padre Amort, Padre La Grua e tutta la teologia mistica, anche con le vite dei santi si vede quello. Ho raccontato la storia di San Giovanni Bosco e di San Giovanni della Croce, insegnano che quando c'è una realtà dove non c'è la presenza di Dio e si va in quella realtà, si rischia di prendere seriamente contaminazioni gravi. Io non capisco più questo Don Enrico Roncalia che si. Quel video, come ha detto poco fa Giuseppe che chiamava l'ultima telefonata, quel video lì è inascoltabile perché chi è intelligente capisce che è tutta una manovra contro Don Minutella. E Don Enrico non ha il coraggio di citarmi come invece faccio io. E ci sono persone che dicono, ci sono persone, sta parlando di me, ma come si possono essere ridotti così? Praticamente stanno diventando i miei peggiori nemici, i peggiori degli Unacum. Insomma, vedete il povero Don Minutella, quale quando vi dicevo che sono martire, ah, dice di se stesso che, ma sì, lo dico, sono un martire io, sono un martire. Ho dovuto fronteggiare Bergoglio e i potenti della Chiesa massonica. Poi Unacum, vi ricordate che battaglia? Adesso che si poteva un attimino, visto che arriva la riduzione allo stato laicale, stare insieme, lavorare con amore, guardate il diavolo che cosa è stato capace col tempo, come il ragno che costruisce la ragnatela, di fare contro il sottoscritto una realtà che mi rema contro, che mi offende, che mi porta odio, che mi viene addosso ad ogni piè sospinto, perché no, non sei tu la guida. Perché no, Dominutella, rassegnati, esiste un piccolo resto, esistono preti indipendentemente da te. Ma che razza di discorso è questo? Non sono vere le locuzioni. Chi me lo dice a me? Porti odio,
Porti odio, quindi non sono vere le locuzioni. Bene, miei cari, scusate questo approfondimento che però era dovuto, è questione di questi giorni. Io penso, guardate, il giorno stesso che sono partito per l'America Latina, la professoressa e il cappellano hanno provveduto subito ad attaccarmi, immediatamente, notatelo. E da quando sono partito e che sto portando avanti questo tour che il diavolo non voleva, se volete credermi, che non la smettono di venirmi addosso, non la smettono, capito? Sono ossessionati dal sottoscritto e non pensino che se tacciano la cosa finisce così. Io devo mettere in guardia le anime, non abbiate a che fare con quella cappella, è una cozzaglia di finti mistici, di preti scomunicati perché citano nella messa un patriarca autoelettosi che Benedetto XVI ha scomunicato e un paio di fedeli hanno chiesto ma bisogna seguirle, hanno detto ai due sacerdoti questo patriarca, Benedetto XVI l'ha scomunicato, non siete in contraddizione, risposta di Gesù attraverso l'anima. Ostia, io il re dei re e il signore dei signori dico potete seguire il patriarca Elia. Questo stesso re dei re e signore dei signori è quello che ha detto che Don Minutella non è più la guida, la sua opera è finita, mettetelo da parte. Chi è che vuole questo? Chi è che vuole che Don Minutella si metta da parte? Pensano nella celeste cappella che le cose gli andranno come loro sperano, che Don Minutella si metta da parte. È con Don Minutella che esiste il piccolo resto. Se ne facciano una ragione. Non perché Don Minutella sta sopra, accanto, insieme, non contro di lui o parallelamente a lui. Non possono esistere piccoli resti paralleli. Il piccolo resto è uno e uno solo e non abbiamo bisogno, come sapete che faccio io, di anime mistiche attorno a noi, fuori dai piedi, anche quando sono dai vere. Fuori dai piedi, state zitte se siete anime mistiche e pregate. Guardate che danno queste due burattine hanno fatto creando questa divisione dolorosissima, 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 perché i nemici stanno esultando. Dicevano i romani: divide et impera, dividili i nemici. E allora potrai imperare su di loro. Ed è così, siamo divenuti tutti più deboli, siamo divenuti tutti più fragili, siamo divisi al nostro interno. Mi viene rabbia, Santa Pace, per colpa di un paio di donne che recitano la parte mistica. Sia fatta la volontà di Dio. Speriamo che la Madonna intervenga se vede quanto io sono arrabbiato, perché stavolta sono veramente arrabbiato. Ricordo alla professoressa che non siamo al liceo. Che il mondo non è il liceo, sappia disgiungere il suo ruolo di docente che mette il voto dalla situazione esistenziale del mondo che è un'altra cosa. E alla professoressa che bacchietta gli alunni, le ricordo che le locuzioni sono state sottoposte a due esorcisti del sottoscritto e a un cardinale. Dove sono gli accreditamenti di queste anime mistiche? E mi stupisco che la professoressa, che è di latino e greco, pur di andare contro Don Minutella, che non si è lasciato pilotare da certe proposte, vada dietro lei alle anime mistiche. Perché? Perché remano contro Don Minutella, quindi sono vere. Vi benedico in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vi aspetto questa sera per la catechesi sul peccato capitale della lussuria. Non mancate, io non avrei fatto questo discorso, ho detto a Dio provvedi tu, se vuoi che lo faccio, ha chiamato il tale Giuseppe e allora l'ho preso come segno, vuol dire che Dio vuole che se ne parli, un motivo ci sarà e probabilmente perché ci sono anime che adesso sono confuse, ascoltino da quella parte, ascoltino da questa parte, si facciano una loro idea e poi intervengono. Stia nessuno con il piede in due staffe, o qui o lì, non è la stessa cosa. Quella realtà è una realtà abitata dal demonio. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.